Cari pellegrini, recentemente la stampa ha pubblicato un articolo in cui si teorizza l'ipotesi che in un futuro non molto lontano le donne possono essere addirittura liberate dal giogo del parto. A portare avanti la gravidanza ci penserebbe una sorta di utero esterno, una macchina, tecnicamente detta ectogenesi. Ectogenesi. Ora, noi non sappiamo se questo potrà essere possibile o meno. Certo, è altamente credibile che possa essere possibile. Però vedete, queste cose ci fanno capire come si sta andando verso una prospettiva. Attenzione, faccio una premessa, questo non significa dover avversare pregiudizialmente quello che è il progresso tecnologico, perché il progresso tecnologico è un fatto di per sé assolutamente positivo, però è evidente che poi ci deve essere sempre un giudizio morale in merito al progresso tecnico, cioè non è che la tecnica si autogiudichi o si possa autogiustificare. La verità morale deve giudicare il progresso, deve giudicare il progresso tecnico, tecnologico, per cui quel progresso tecnologico che è conforme all'ordine naturale e quindi morale può essere accettato e va anche sviluppato. Quel progresso invece, cosiddetto progresso tecnologico, che andasse contro l'ordine naturale, è chiaro che non può essere assolutamente accettato. E qui siamo verso una prospettiva che è di un progresso tecnologico che va contro l'ordine naturale, anzi è funzionale a quel sogno, possiamo dire, gnostico, sobbersivo, antiprovvidenziale, nel senso di andare contro quello che è l'intervento e il governo continuo della provvidenza nella storia affinché la storia umana possa essere orientata verso il bene. E questa sorta di delirio, questa sorta di sogno è quello di annullare tutte le specificità, di annullare le differenze, fino ad annullare proprio quelle differenze che sono peculiari dell'essere maschio o dell'essere donna. E quindi in questo caso del concepire da parte della donna, dello sviluppare la gravidanza da parte della donna e quindi anche del partorire. È un sogno, è un delirio che va contro il progetto di Dio. D'altronde noi sappiamo bene che il demonio, l'avversario di Dio, quindi colui che di fatto è il sovrano dell'antiprovvidenza, vuole annullare proprio il progetto di Dio, cioè ciò che Dio ha inserito nella natura e ciò che Dio ha conformato. Come Dio ha conformato la natura secondo il suo progetto, perché Dio è Logos. Quindi vedete, addirittura si sta pensando alla possibilità di, tra virgolette, liberare la donna dal giogo del parto. Cioè il parto, che per quanto sia doloroso, è una delle bellezze specifiche della donna. La quale donna ha questo straordinario privilegio, no? Di portare dentro di sé e quindi di dare proprio il suo sangue a colui che si sta preparando alla vita stessa. Ebbene, si vuole infrangere questa bellezza, si vuole infrangere questa specificità, perché si deve appiattire tutto, si deve annullare tutto, si deve distruggere quello che è il progetto di Dio. Vi saluto, cari pellegrini, vi do appuntamento al prossimo video, e vi ricordo sempre che Dio è verità, bontà e bellezza.